Stati Galgano, Crombie, Clair, Buttiglione, Palese, Nesce e Bergonzi. Il Presidente avverte che gli atti di indirizzo saranno posti in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle precedenti votazioni. La Camera approva la risoluzione numero 151 e respinge le risoluzioni numero 152 nelle parti non assorbite e numero 153. Il Presidente avverte che, secondo intese intercorse tra i gruppi, il seguito della discussione delle mozioni iscritte al punto 2 dell'ordine del giorno è rinviato alla seduta del 7 luglio 2015. Intervengono infine sull'ordine dei lavori il deputato Crombie Clair, nonché i deputati Di Battista, Bonafede e Sibilia, ai quali rende precisazioni il Presidente. Interviene altresì, per sollecitare la risposta a un suo atto di sindacato ispettivo, la deputata Nicchi. La seduta termina alle 13.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 luglio 2015 con inizio alle 9.30. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento i deputati Michele Bordo, Burtone, Carnevali, D'Ambruoso, Di Lello, Fico, Manciulli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Realacci, Rosato, Sani, Scotto, Tabacci e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 78, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza urgente. L'interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 2009 dei deputati Pesco ed altri, concernente chiarimenti in merito alla gestione dell'immobile di Via De Gasperi numero 16 a Napoli, adibito a sede dell'Agenzia delle Entrate. Chiedo al deputato Pesco se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio l'Aula, tutto il personale della Camera per aver convocato appunto l'Aula giusto per la discussione di questa interpellanza che, tra l'altro, ricordo doveva essere discussa 2 settimane fa e non so per quali ragioni interne penso al Governo, anzi con certezza al Governo, non è stata discussa 2 settimane fa, ma la discutiamo solo oggi. Ebbene, questa interpellanza ha a che fare appunto con gli immobili dell'Agenzia delle Entrate, e nello specifico ex Agenzia delle Entrate.